chiamata la cena per stasera. Mi sono dimenticata la cena. Spezzatino di vino pronto in 3 minuti. Ragazzi, per questa sera tutto a posto. Ci vediamo a cena e portate una bottiglia di amarone. Ma hai cucinato tutta la mattina? 3 minuti. Ci ha messo solo 3 minuti. Giovanni Coppiello. Il piacere del gusto. Gentili telespettatori di Prima Free e di Internet, ben ritrovati di cuore anche oggi con la nostra opinione che vi aggiorna, che vi informa e che vi fa un po' di buona compagnia. No, no, non ci siamo, non ci siamo per niente. Oggi devo parlare assolutamente, seppur, ahimè, purtroppo, virtualmente, con Giorgia Meloni. Cosa non farei a volte per parlare direttamente con certi personaggi, per guardarli nelle palline degli occhi, per dire loro boccalmente cosa penso di tante loro sciagurate iniziative. Giorgia, io ti ho votata, ma tu mi stai deludendo. È ora di finiamola, Giorgia, anche con te. Sono stufo, sono stanco di questo andazzo. Sì, capisco che devi rendere conto al primo cittadino d'Italia, Sergio Mattarella. Mi rendo conto che lui ti ha dato il lasciapassare, il disco verde a determinate condizioni. Sì, lo so purtroppo che hai le mani legate con Mattarella. So anche che dipendi dagli Stati Uniti d'America, non tu in quanto tale, ma in quanto l'Italia. Noi siamo commissariati da quando abbiamo perso la guerra. L'Italia, ricordatevi, è una colonia statunitense. Lo so che sei vincolata a rispettare le disposizioni della Unione Europea, quell'altro carrozzone circense. Sì, lo so che c'è la NATO, tutto quello che vuoi tu. Giorgia, devi darti una regolata. Non ti posso giustificare, mi dispiace. Io sono di destra, ma sono prima di tutto e innanzitutto italiano, e certe cose non le posso tollerare. Ho saputo che sei andata in Tunisia, hai promesso altri 100 milioni di euro, ma lo vuoi capire che quel signorino tunisino, come lo vorrei definire pittorescamente in una certa maniera, a quel signorino arabo
gli direi certe cose, me ne fregherei dei rapporti diplomatici, lo manderei a quel paese. Non solo ha inondato l'Italia di tanti sacchetti a perdere, ci sono anche i buoni, attenzione, faccio la solita parentesi tonda. Io non generalizzo, il buono e il cattivo c'è anche fra gli italiani, però continuano ad arrivare sacchetti a perdere, la feccia, gente che spaccia, che stupra, che ruba. E tu vai là a dare soldi. Ma vuoi capire che quello ti sta ricattando? Ma in che lingua te lo devo dire, Giorgia? Io ho il dovere di richiamarti all'ordine, perché se non lo facessi, credimi, sarei un buffone, un quacquaraquà. Prima di tutto io ho il dovere di vedere l'interesse collettivo italiano. Con quei soldi tu puoi fare altre cose. Te ne devi fregare della Tunisia. Almeno avessi fatto qualcosa. Continuano ad arrivare. C'è un record negativo di sbarchi. Lo vuoi capire che quel signorino tunisino ti prende per i fondelli? Ma io sono sbalordito nel commentare questi fatti. E poi abbiamo la sanità a pezzi. Quei soldi potevano servire per costruire altri ospedali, per assumere medici, ma se non altro per aiutare le persone indigenti, i pensionati che non ce la fanno a vivere, dare un sussidio alle casalinghe. Io me ne frego dei tunisini, come te lo devo dire. Mi vergogno di essere italiano quando commento questi fatti. Che delusione! Io pensavo che tu anteponessi gli interessi nostri, che tu ti battessi come una leonessa per difendere l'italianità, e te ne vai in giro per il mondo. Abbracci, abbraccetti, salamelecchi. Io non ho parole. Sono costretto a prendere le distanze dal tuo atteggiamento. Pregherei la regia del nostro Simone di soccorrermi documentalmente, perché io impazzisco, lo confesso, non ce la faccio più, non mi rivedo in questa italietta davanti spettacolo. Ci siamo venduti allo straniero, un presidente del Consiglio che va in Tunisia a farsi fregare. Ma tu vuoi rendere conto che quelli utilizzano i nostri soldi per fare i loro comodi? Ma quando apri la testa, tu sei di destra, stai venendo meno a tante promesse. Pregherei la regia, dai, così prendo anch'io un fiato. Facciamo vedere alcuni contributi. Che paese strano, non ci salveremo. E come dico io, da tanti anni l'Italia farà una brutta fine, credetemi. È inevitabile che ciò accada, è solo una questione di tempo. Dai regia, Meloni, quarta volta in Tunisia per i migranti, ma da Sayed, questo è il nome del signor tunisino che ci sta fregando, ma da Sayed è ancora ricatto. Più soldi o aumentano le partenze. Meloni, grazie Tunisia per la lotta ai trafficanti di uomini. Missione per il piano Mattei con Piantedosi, Bernini e Cirielli. Giorgia, oltre al danno
anche la beffa, curnut e mazziat. Vai là, vai ad ossequiare il capo della Tunisia, dai soldi e lo ringrazi pure. Ma io penso che siamo, su scherzi a parte, siamo alle comiche finali. Poi, che bella compagnia, ho visto c'è anche la Bernini. Mamma mia! Io quando penso che al governo ci sono certi personaggi, fra i quali anche la Bernini, non so se la ricordate, ma non aggiungo niente altro. Dico solo che in Parlamento, fra sconosciuti che ci fregano, vedi Soumahoro, vedi tanti peones, che speranze abbiamo noi di rifarci, di sopravvivere. Andiamo sempre più giù, ma quello che è grave è che i soldi che noi diamo alla Tunisia è un fatto eclatante, è solare. La mia constatazione, quei soldi potevamo utilizzarli per creare ospedali. Fai vedere quell'altro contributo relativo alla penosa situazione in cui versano gli ospedali. Io non ho parole, ma non mi arrenderò. Giorgia, non mi arrendo, perché io ho il diritto dovere di marcarvi in maniera stretta ed esprimere il mio disappunto, che è poi quello della maggior parte degli italiani onesti, che si fanno il mazzo dalla mattina alla sera, vanno a lavorare, arrivano a fine mese con difficoltà e si vedono vanificare i loro sforzi. Quando tu dai 100 milioni ancora, oltre a quello che hanno già dato in precedenza, vai in Tunisia a dare altri soldi e li ringrazi pure. Quelli continuano a mandarci la feccia tunisina, noi andiamo lì a ringraziarli e a pagarli. Ma è un mondo normale questo? Fai vedere il contributo relativo agli ospedali. Sono stati tagliati altri 32.500 posti in ospedali e aggiunti 55.000 posti nei centri di accoglienza. E noi diamo 100 milioni di euro per frenare i migranti irregolari. Questo è il contributo italiano alla Tunisia. Non ho parole, mi fermo una manciata di secondi e dopo vado a chiudere, grazie. Vuoi migliorare l'efficienza termoacustica del foro finestra e ridurre il tempo di posa in opera del tuo serramento? Repac, azienda leader con ventennale esperienza nella lavorazione dell'EPS, ha brevettato Shutterbox, l'innovativo sistema monoblocco termoacustico. Con Shutterbox, Repac garantisce la soluzione a tutti i problemi di posa ed isolamento termico e acustico del vano serramento. Repac, la risposta qualificata per serramentisti e professionisti. Contattaci, abbiamo la risposta su misura per te. Repac è a Campo d'Arsego, Padova. www.repac.it. Nei supermercati Alì puoi trovare ogni giorno la qualità e convenienza dei prodotti locali che con la nostra filiera corta e controllata arrivano freschi e buoni a casa tua. È il nostro impegno per rendere migliori l'ambiente, il territorio, la spesa e la vita di ogni giorno. Fino al 28 aprile non lasciarti sfuggire ai prezzi al costo. Riempi il tuo carrello con prodotti convenienti e di qualità in tutti i nostri supermercati e online su Alì per me. Alì Supermercati, migliora la vita. Ben ritrovati gentili telespettatori di Prima Free e di Internet. Pregherei la regia di offrire qualche altro contributo relativamente alla situazione davvero penosa, deficitaria della nostra sanità. Gli ospedali italiani in codice rosso, in 3 anni tagliati 32.500 posti letto e ancora
In 2 anni, ricordo, 32.500 posti in meno negli ospedali. Mamma mia, povera Italia, io mi auguro che qualcuno intervenga. Speriamo che Mario Giordano, uno dei pochi coraggiosi, possa lanciare un appello alla Giorgia Meloni, che la smetta di andare in giro da Zelensky, quell'attore comico. Dobbiamo mantenere l'Ucraina, la Tunisia. Ma cosa rappresentiamo in Italia noi? Almeno ci fosse una risposta positiva. Quelli se ne fregano. Il leader tunisino ha capito l'andazzo. Ci manda i galeotti, la feccia tunisina. I migliori stanno dalle loro parti e pretende, si irrigidisce, vuole ancora soldi. E la Meloni va lì a ossequiarlo. Guardate che io pensavo che fossero delle fake news, invece è la verità. Stiamo precipitando e questi si perdono. Invece di pensare agli italiani, chiudo con la notizia relativa alla nostra connazionale, quella coraggiosa, intrepida, compagnuccia rossa, Ilaria Salis, che sta in galera, per me giustamente sta in galera, un insegnante. Poveri alunni suoi, che speranze possono avere gli alunni di Ilaria Salis? Cosa volete che possa insegnare un tipo del genere? Corre, è ufficiale, hanno sciolto le riserve. Bonelli e Fratoianni la presenteranno in un collegio sicuro e vedrete che questo consentirà alla signorina Salis di entrare nel Parlamento europeo. Siamo su scherzi a parte. È una vergogna. Io vorrei vedere quegli elettori che scriveranno Ilaria Salis. Solo compagnucci di sinistra possono arrivare a tanto. Perché sicuramente un elettore di destra non commetterebbe mai, dico mai, una simile sciocchezza, idiozia. In Italia può succedere di tutto e vedrete che questa signorina, io mi auguro di no, ma potrebbe essere eletta. Intanto però il processo in Ungheria deve andare avanti. E mi auguro che la magistratura magiara prosegua nel rispetto dei diritti internazionali, eccetera, perché quella signorina si deve togliere il vizio di andare in giro per l'Europa con un manipolo di violenti a bastonare le persone. È giusto che paghi, ok? Sono convinto di quello che dico. Dai, vi ricordo alla fine solo il canale 170, canale 170, per seguirmi nelle mie trasmissioni, per essere doverosamente informati. Andate per favore ad avvertire Giorgia Meloni che la smetta di inanellare una dopo l'altra tante sciocchezze, perché gli italiani non ne possono più di questo andazzo. Arrivederci.